questo video ti spiegherò come gestisco il click e l'ascolto in cuffia durante le mie registrazioni. Incominciamo! Ecco tre piccoli accorgimenti per organizzare la tua sessione di registrazione senza problemi. Imposta sempre il click su un unico canale. Io, per comodità, scelgo sempre di tenerlo a destra, così da poter tenere l'altra cuffia scoperta e non avere rientri durante la registrazione. Prima di iniziare a registrare il tuo strumento, registra solo il click per una ventina di secondi, senza suonare. Ora puoi facilmente controllare quanto rientro dalle cuffie ci sarà. Scegli un suono di metronomo che sia chiaro in ascolto, ma che si possa ben mascherare in caso di rientro. Evita campanelli, tamburelli o altre cose simili. Mi raccomando, usa solo cuffie di gran qualità. Io da un paio di mesi uso queste cuffie incredibili, le 99 Classics di Mess Audio. Ringrazio la Mess Audio e Razban per avermi dato la possibilità di provarle. Ragazzi, mi sento assolutamente tranquillo di potervele consigliare. Oltre ad essere estremamente belle e curate in ogni minimo dettaglio, vi faranno scoprire in ascolto una gamma di sonorità davvero inaspettata. Oramai sono le mie compagne fedeli in ogni mix e registrazione. Siamo giunti alla fine di questo video. Vi ricordo che potete seguirmi su Instagram e Facebook. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao!